Ciao ragazze, non vedo niente, mi metto gli occhiali anche se non devo vedere niente. Allora, oggi faccio un trucco. Faccio un trucco perché oggi devo andare a lavorare, quindi adesso che sono in casa da sola ne approfitto per truccare. Ho un bellissimo brufolazzo che ho provato a coprire ma non si è coperto e ci ritorno sopra con i miei fantastici correttori. Una ragazza mi ha chiesto come mi trovo con i correttori della Catrice, ma sono storta. Boh, vabbè, mi trovo benissimo. A parte che hanno tre colorazioni di beige che si possono andare a modulare, e quindi lo trovo molto comodo il fatto di avere più colorazioni. E poi sono morbidissimi, cioè nel senso sono veramente, veramente morbidi, e quindi si stendono molto, molto facilmente, si sfumano molto facilmente. Adesso vediamo se riesco un po' a aprire questo mio bellissimo brufolo. Ma sono in periodo esami, cioè esame, perché è l'ultimo esame che mi manca prima della fatidica laurea. E sono stra iper mega stressata. Tra l'altro ho anche il naso chiuso. Boh, vediamo, tanto poi mi verrà sicuramente, mi ritornerà fuori e cioè si vede proprio, vabbè, lo sistemerò. Allora, volevo fare un trucco, visto che metto questi orecchini che ho comprato su Asos, se non mi ricordo male, che sono sul viola, azzurro e lilla. Volevo fare un trucco che riprendesse un po' questi orecchini, quindi vediamo cosa ci viene fuori. Non mi sono preparata niente, quindi vedo viene fuori. Base uso il primer potion, che tra l'altro non uso mai, non uso veramente mai, perché boh, non è che mi piace più di tanto. Sono una delle uniche che non adora il primer potion, ma ce l'ho anche scaramentato dentro così, vabbè. Non lo so, mi sono trovata talmente bene con la base Essence, con il primer Essence, che non utilizzerei nient'altro. Allora, abbiamo detto viola, azzurrino e verdino. Sì, verdino. Viola, azzurrino e lillino. Lillino. Io utilizzo questo. È il jumbo, no, è l'ombretto in stick della Kiko, è il numero 16. Ma no, ma scusa, perché utilizzo questo se ho anche questo che è meno glitterato? Ok, utilizzo il jumbo che mi piace di più, è il 618, il purple, e lo vado ad applicare alla fine dell'occhio. Faccio una lineetta, quindi lo vado a stendere fino a metà del mio occhio. Il trucco è finito. No, non è vero. Poi prendo dalla palette della Nuba un viola, questo, e lo prendo con un pennello piatto e lo vado a stendere sopra al mio jumbo. Cioè, ho lo specchio talmente lercio che non vedo nulla. Questo verrà un video di 60 minuti. Tanto a noi piace ascoltarci.
Io sto uscendo sempre di più dall'inquadratura, la mia schiena mi distrugge, mi distrugge. Questo è l'italiano. Sì, comunque penso di essere l'unica, ma a me il primer potion proprio non mi piace. O sono stata sfigata e nella mia naked c'era tipo uno vecchio. Anche perché qua mi si era aggrumato del colore. Comunque, l'effetto dovrebbe essere questo. Poi, cosa faccio? Non lo so. Prendo, allora abbiamo detto che ha un colore verdino acqua. Vado a prendere un colore dalla palette, questa qua di Sephora. Lo vado a prendere con l'altra parte del pennello, quindi quello dietro. Prendo un azzurrino. Un azzurrino tendente all'acqua e lo applico sulla metà sopra il cioè che va anche sopra al viola. Deve stare. Dite proprio un effetto di questo tipo. Non so se avete visto qualcosa, ma poco importa. L'importante è andare a mischiare bene i due colori in modo tale che non si noti lo stacco dell'occhio. Wow! Ok, chissà cosa vedete. Quella che se io chiudo gli occhi, poi però non so se si vede. No, devo fare indietro. Vabbè, pace. Poi nella prima parte dell'occhio vado ad applicare, allora abbiamo un fucsiacarino, però io non voglio farlo troppo sparato visto che già l'esterno dell'occhio è abbastanza intenso, quindi con un pennellino più piccolo vado a prendere un rosa, tipo io prendo questo qua, questo, perché avrei potuto prendere anche questo della Nuba. Quello in mezzo, che però è più sparato e poi avendo anche glitter, quindi prova a prendere questo che è un colore un po' più neutro. Perché andando a lavorare, cioè io, ok, che quindi anche questo lo applico nella prima parte dell'occhio e lo cerco di sfumare con il verde. Quindi sto proprio sull'angolo esterno, sull'angolo interno. Fantastico. Bello che me lo dico da sola. E poi cosa faccio? Allora, prendo per cercare di uniformare ancora di più tutti i colori. Vado a prendere un pennello da sfumatura. Io uso questo qua di Kiko e prendo un colore molto chiaro della Naked. Io prendo il secondo che è Sin, questo qua, e lo vado a sfumare sul resto della palpebra che è rimasta libera. Ok,
modo tale da dare un po' di luminosità al mio occhio e sfumo la fine dei bordi. La fine dei bordi non so se è italiano. Poi riprendo il mio pennellino, quello piccolo piccolo, e vado a prendere Sidecar, che è questo della Naked, che è un rosa glitteroso, e lo metto proprio nella prima parte dell'attaccatura, praticamente dove c'è l'attaccatura delle ciglia, sia sopra che sotto, per dare ancora più luminosità al mio occhio. Brava Vale. Adesso vado a mettere, no, cioè sì, vado a mettere una matita. Di che colore la metto? La potrei mettere o viola, allora nera non voglio metterla, la potrei mettere o viola oppure metterla azzurra. O se no, visto che non mi so scegliere, la metto verde. Quindi io prendo una Long Lasting della Essence verde e la vado a mettere dentro il mio occhio. Anzi, la metto più che dentro, la vado a mettere proprio leggerissima all'attaccatura delle ciglia. Perché non voglio nulla di troppo esagerato. Ma visto che l'avevo lasciato un po' troppo nudo sotto l'occhio. Ok, sempre con il mio pennellino, quello che avevo sporco di rosa, vado leggermente a sfumare, ma proprio una cosa leggera, leggera. Ed eventualmente, se le volessimo più carico, potrei anche andare magari a fermare la matita con un ombretto. Come mascara io applico questo della Catrice, che ho rivalutato, era credo in una collezione limitata. Sì. Beh, non lo so, comunque era quello che ha la versione che ha la versione look 1 e look 2. Il look 1 mi fa schifo, cioè nel senso non viene più, non viene su niente. Il look 2 viene questo bel cicciottone e devo stare attenta perché mi sporca molto facilmente. Ho rischiato. Ho veramente rischiato. Sotto un po' mi sono sporcata, ma sotto si pulisce abbastanza bene. Tata. Tra l'altro non so perché, ma quando mi metto il mascara mi cola il naso. Non lo so, penso di essere l'unica al mondo. Allora, mi metto gli occhiali, rientro nell'inquadratura, anzi vi faccio vedere l'effetto finale. Chissà cosa si vede. Wow. Ah, mi sono risporcata. Bella lì. L'effetto. Ok, cosa faccio? Mi metto il blush. Quanto tempo? Vacca, già 14 minuti di video. Mi metto il blush, mi metto questo della Essence, che era una collezione limitata, tipo naturista, naturventista. Io lo metto così. Lo lascio così. Non
non è vero. Poi prendo il pennello, facendo cadere tutto ciò che c'è attorno, questo, prendo un blush in polvere, ci sporco dentro un po' il pennello e vado a lavorare in questo modo finché non ho tolto la rigazza di quello. Naturalmente qua ne ho messo di più. Pace. Tanto poi mi va via. E nulla, sulle labbra, bello io che mi pulisco il naso, però la mascara mi fa vaffanculo. Yeah. Ok, sono viva. Sulle labbra mi vado a mettere questo rossetto perché è il primo che ho trovato della New York Color, il 400. Io odio questi rossetti che non vanno fino in fondo. Nulla, il trucco è finito, sono già 16 minuti 47 e